Carolina, devo andare a prendere le gocce per gli occhi. Prima a venire con me, vi devo far vedere che mi sono messa un paio di pantaloni che l'ho comprato 1 mese, 2 mesi fa, vero? 1 mese, 2 mesi fa. Mi sono messa questi pantaloni e mi stavano stretti questi pantaloni. Mi stavano stretti. Guardate, eh. Mi stavano stretti. Mi stavano stretti così prima e mo tutto questo pezzo. Guardate, tutto questo pezzo. Stato che vabbè. Questi pantaloni che avevo fatto un video che me l'ero comprato, mi stavano benissimo, mi sta bene, mi sta grosse le cosce, guardate, dovrebbero stare così, guardate. Però vabbè, mi metto questa che sembra, stanno più stretti i pantaloni, però vabbè, quando cammino penso si vede un po', non so se si vede con la fotocamera, di qua forse, che ci sta la luce. Tutto questo pezzo da qui a qui va bene. Adesso mi vado a prendere la mascherina e l'occhiale da sole. Andiamo a vedere se qua dove abito c'è le gocce. Ok, sto andando in farmacia con i miei pantaloni giganteschi. E beh, mi so portavo XL4. Quando mi sono comprata, poi mi piacevano tanto questi pantaloni, mi dispiace, mi stanno grandi, guarda, sono grandissimi, vabbè. E mo sono arrivata a XL1. Vabbè, so grassa ancora tantissimo perché peso ancora tanto, sono ancora sui 90. E vabbè, ve lo dico il 21. Così facciamo il conto, quando mi sono dimagrita in 2 mesi. 4 mesi e 11 kg. Sono mese fino al 21, vediamo. Però sono grandissimi i pantaloni. Grandissimi, anche sembrano più miei. La gente dirà, dove la giro questa? Vabbè, ma io porterò pure jeans che mi ero comprata tutto l'inverno, tanto mi compro maglioni. Però soddisfazione. Dormire qua. Non appia le gocce perché le ho finite e ci vedo appannato. Sembra mi è calata la vista. Queste gocce qua. Sperando, non so se si vede, riesco a vedere se si vede. In farmacia, speriamo che ce l'hanno. Perché io quando non avendo la lacrimazione, poi mi ce l'ha pure la polvere d'occhi, l'occhio non mi si pulisce, perciò devo uscire per forza. Infatti ho fatto, ma mi metto questi pantaloni, tanto tempo non me li metto più. Forse mi stanno più larghetti perché mi stavano stretti. Mi stavano stretti questi pantaloni e perciò adesso mi sono messa questi pantaloni giganteschi. Vabbè, questa maglietta la metto 4 secca e vabbè, non posso buttare via ogni settimana perché un mese sto a dieta, non è che tanto, già un mese. Guardate i pantaloni, non so se riesco a farvelo vedere. I pantaloni quanto sono grandi, va. Questi poi sono pantaloni che devono stare stretti sul corpo. Però l'altra volta, quando stavo facendo la dieta, siccome l'ho fatta a marzo e poi vabbè, d'estate ero, pensavo 130 kg.
Ho iniziato a marzo, aprile, tutta l'estate, buttavo i chili, no? Però io non è che mi cambio ogni taglia, butto via roba, perché già ho poca roba. Mi tenevo la roba da cicciona, da 130 kg, metto la cinta, su jeans, roba così. Io mi vedevo, mi dimagrivo, perché vedevo sulla bilancia, tramite i vestiti si vedono tantissimo. E fino al 21 luglio 11 kg ho buttato via. Era il primo mese, ho iniziato il 21 giugno, 21 luglio 11 kg, ma ora mi sono dimagrita più di 11, eh. Soltanto che non lo dico perché quando sarà il 21 vi dico quando ho buttato via pure quest'altro mese, perché tanto è inutile che vi dico tutti i giorni, tutte le settimane, una volta al mese ve lo dico quanto ho buttato via, quanto peso, quanto ho buttato via. Poi si vede dai pantaloni. E va bene, vado farmacia, poi devo andare pure a prendere i soldi dell'affitto. Se ci amo, almeno non mi stringono quando mi stanno giganteschi. Va bene, quando arriviamo giù ci vediamo dopo. Vediamo, mo a prendere prima l'affitto, i soldi per l'affitto, e poi quando passo su vado in farmacia, sperando che ce l'hanno le gocce che uso io, perché quando l'ho comprata a Civita non mi hanno dato le gocce, quelle lì che mi aveva dato la dottoressa. Infatti adesso venuto qua, avevo ferite, diceva, queste non so, le lacrime artificiali. Ho detto, come no? Poi sono a casa, ho visto che un'altra gocce diversa. Che vendo oggi, tira un po' di aria. Vabbè, adesso vado a prendere l'affitto, 500 euro d'affitto. Vabbè, mio marito gli serve lo spazio, serve lo spazio, l'aveva detto la dottoressa, perciò devo avere per forza una casa grande, così lo spazio di fuori e per passatempo. E va bene, speriamo che mi dimagrisca sempre di più, che io ho veramente pantaloni di quanto pesavo, 64 kg, ora non mi entrano, però l'ho lasciato perché ho fatto quante volte per dimagrisco, mi ho carico per tutti, invece i pantaloni piccoli almeno me li metto quando mi dimagrirò. Va bene, ciao, a dopo. Non ce l'hanno, come insomma fino a domani, però io non ci vedo. Ci stanno certe fialette che è uguale, però dura solo 10 giorni. Ma pure questo senza conservanti, dura poco, fatto sì, un mese. Tanto io un mese lo uso, perché me lo dovrei mettere ogni ora me dovrei mettere gocce. Poi qua succede, un'altra farmacia, vediamo se c'è, costa meno, perché questo costa 13 euro, invece quello lì che mi avevano dato costava 20 euro costava, e poi non è per l'olio secco, è che quando io non mi metto le gocce vedo appannato, infatti devo portare occhiali perché vedo tutto come se mi è calata la vista. Infatti sono andata da dottoressa una volta perché pensavo mi dovevo mettere occhiali, invece io ci vedo bene, 10-10, però purtroppo non ho le lacrime
che senza gocce in un mese evoluscerò. Vabbè, ci vediamo dopo. Fa super caldissimo. Non si stanno neanche da questa. Mi devo prendere la macchina per forza. Devo andare a un paese qua vicino. Sperando che c'è. Che c'era queste gocce. Perché qua c'era la fialetta, però so 11 euro per 10 giorni. Invece la bottiglietta mi dura un mese. Tutte e due farmacie domani. Allora ho detto, cavolo, vado alla prima farmacia che c'ha pure le fialette. Ora vado a vedere se ce l'ha un'altra farmacia. Vado a una farmacia privata, che quelli non trovavano le medicine da nessuna parte. E sta farmacia ce l'aveva, perché è privata. E voglio vedere se trovo il goccio. Purtroppo li devo pagare, perché non, a me non me li passano, pure se c'è un problema all'occhi. Che poi questo problema all'occhi mi è successo quando io ho sbattuto la testa con l'incidente. Mi stava di mia figlia che prima registravo di più, prima dell'incidente riuscivo a registrare due video al giorno. Non so, c'è avuto l'incidente con l'automobile, mi hanno fatto lo stop. Mamma mia, quanto sudo, quest'anno sudo troppo. Poi io il sopporto è caldo, sono freddolosa, però quest'anno sono proprio caldo, proprio caldo. Fra un mesetto così, meno male che mi dovrò mettere roba d'inverno fra un po', perché queste qua non stanno grandi, questo, i pantaloni quelli che porto di vizio sotto, meglio. Va bene, adesso sono arrivata qua alla macchina e ci vediamo dopo, ciao. Ecco, adesso sono andata dentro la macchina che è un forno, fa caldissimo, si muore, ho aperto di qua, ho aperto di là, perché, scusate, c'ho mano di cutti, fa caldissimo e perciò, mamma mia, ma lo sapete quanta doccia mi faccio al giorno? Troppe, troppe. C'è troppo caldo, troppo. Ieri ho fatto una lavatrice dei panni mia, perché mi cambio due o tre volte i pedalini, mi cambio sempre i vestiti, sempre dentro casa, perché io ho troppo caldo. E poi, siccome che io sono allergica a tante cose, eppure il sudore mi fa venire le bolle, perché è troppo caldo. Poi si vede, eh? Si vede che sudo come un porco! Va bene, comunque, meno male che mi stanno prossima, donna. Così sto bella larga qui, non mi stringono. Caldissimo. Vabbè, adesso sto andando in quest'altro paese vicino casa, prima. Vicino al paese dove abito io c'è un altro paese. E vado a vedere lì se trovo queste cavolo di gocce. Se non le trovo non so dove devo andare, a Civita mi tocca fare 3000 giri. Io non lo so che sono più carina con i capelli slegati, ma fa troppo caldo e io non ci riesco a stare con i capelli slegati. E perciò mi tocca fare un po' questo. Mi tiene addosso la macchina, questo davanti. E va bene, io adesso, vabbè, vi lascio perché devo andare in quel paese lì. Ci vediamo lì, sperando che c'è. Lì non tocca andare a Civita. Ecco, sto andando verso Civita, però non vado a Civita, ma vado in un paese che ha trovato in quella farmacia le medicine, che non le trovava da nessuna parte.
una farmacia privata, boh. E allora vediamo se riesco a trovare pure io le gocce. Vediamo. Civita si va dritti, io invece giro perché devo andare a questo paese qua. Giù dritti andavo a Civita, dove va quella macchina, però io devo girare qua. È un paese qua vicino. Vabbè, giù andavo a Civita, qua vado, ci si può andare pure a Civita, però qui vai su quel paese che vi stavo dicendo prima. E perciò ci vediamo dopo. Ciao. Sono riuscita a trovarlo a Civita. Sono dovuta andare in 3-4 farmacie, la quarta farmacia è andata bene. Le gocce. Mamma mia. Sarà questo Covid che c'è e non si riesce a trovare. Giriamo così. Che bello rialto. Ok, speriamo che ho fatto un po' di minuti. Ora vi faccio vedere un po' di strada, così facciamo un po' più lungo il video. Se no, inutile se lo faccio due minuti. Non penso che ho detto due minuti, però è caldo. Vabbè. Sono venuta alla farmacia, quella più grande di Civita. Ha fatto buttarsi qua. Riesco a trovarla. Infatti l'ho trovata. Vabbè. Comunque, per trovarla. Meno male che io ho tutto programmato, perché fra mezz'ora mi si mette il video. Meno male che ce l'ho programmato e sto tranquilla e sto facendo un altro video per il mio canale, per me, io perché il carattere che ho non devo stare in ansia che devo mettere il video. Prima facevo tutte le cose di corsa perché mi dovevo mettere video, oddio, che qua, che là. E poi ci vuole tanto tempo, voi non lo sapete, ve ne rendete conto quanto ci vuole per caricare, allora, per scaricare da memory card, e poi di modificarlo, e poi dopo devi attaccarlo, e poi dopo devi caricarlo su YouTube, poi ci vuole tantissimo per caricarlo su YouTube. A me mi piace perché mi piace parlare, mi piace passare, io passo pure tempo a fare i video e tutto quanto, però il lavoro c'è tanto, il lavoro c'è tantissimo dietro un video. Pure se io poi lo faccio semplice, lo faccio più casareccio così, e perciò non so l'altro quanto gli ci vuole, mi ci vuole già tanto a me a farlo a casa così, però va bene, per me va bene, perché io ormai mi mancherebbe YouTube, perché sono passati 4 anni, come ho fatto vedere il video qualche video fa, sono passati 4 anni, ho passato di tutto e di più. Però ormai io mi sono abituata, mi sono più sciolta davanti alla fotocamera, mi avete detto pure voi che ha guardato i video precedenti, video vecchi di 2-3 anni fa, e è stato che non risulta che sono 4 anni perché io l'ho levato i video. Però se voi guardate nella descrizione del mio canale si è scritto nel 2016, agosto, primo agosto 2016, io l'ho aperto nel periodo lì, il canale, e non mi sono pentita, essere rimasta qua, perché mi piace, spero solo che voi mi fate tante visualizzazioni,
per guadagnare un po' di soldi e almeno so pure soddisfatta per guadagnato qualche soldino mio, perché io sono una persona che mi piace a comprare le cose con i miei soldi, non con i soldi di Guerino, pure se siamo sposati, sì, pure se l'accompagno fa conto è mio, io però non lo, ne compro giusto 50-60 euro di vestiti al mese, 40 euro dipende, però mi piacerebbe comprarmi i vestiti con i soldi che guadagno qua su YouTube, perché io sto sempre a registrare, sto sempre a modificare, tardissimo, vado verso le mezzanotte, le una, tutte le sere per modificare i video e dopo devo pulire casa e poi la mattina mi sveglio alle 5, vado a camminare, tutte, la vita mia è così. Io però non mi pento di aver aperto il canale, perché a me mi piace avere questo canale, perché già a me mi piace registrare a prescindere, e poi se riesco a guadagnare con una cosa che mi piace sarebbe il massimo, perché a chi è che piace il lavoro suo? Di solito non piace a nessuno, e a me invece mi piace, perché mi è sempre piaciuto registrarmi, come sempre, non ho detto quel giorno della e non ho detto, però io prima di fare la YouTube facevo i video registrazione come sto facendo adesso. Soltanto la differenza da adesso e prima, che adesso li metto su computer, li monto e li metto in preparazione e li faccio da voi e li condivido le cose che io parlo. Invece prima non li condividevo perché li scancellavo. Io per esempio, fa conto, ero nervosa, mi mettevo a registrarmi, facevo un video, un piccolo video per sfogarmi, per parlare, prendete conto. Io ero nervosa e avevo qualche problema, avevo voglia di parlare, accendevo la fotocamera e il telefonino e mi mettevo a parlare di il problema che avevo, tutte cose così. Adesso lo posso fare tramite i computer, perché mi faccio i video, soltanto che non li scancello. Invece prima li levavo, nessuno sapeva quello che dicevo perché io li levavo, e perciò parlavo e poi dopo non lo sapeva nessuno quello che avevo detto. E invece adesso è un'altra cosa, io adesso mi faccio video e non li scancello, adesso li metto sul computer, li modifico e li condivido con voi, e voi dopo mi rispondete, me lo dite, mi dite il vostro parere, cose così. E almeno parlo con persone, invece prima facevo tutto da sola, perciò a me mi è sempre piaciuto a fare video, foto, mi è sempre piaciuto, perciò io mi ci sfogavo, però purtroppo li scancellavo, e adesso invece li condivido con voi, la cosa più bella che posso fare, perciò io non so se lascerò mai YouTube, perché tanto dopo che farò? Dovrò registrare e scancellare, perché io sono proprio così, io mi sfogo a parlare, mi sfogo a di cose, mi sfogo a di le cose così, e a me mi piace. Per esempio quando mio marito stava male io mi mettevo a registrare e dopo me lo riascoltavo e poi lo scancellavo, perché a chi lo mettevo, dove lo mettevo. Invece adesso mi sfogo, prendo una fotocamera, mi metto a parlare, sempre adesso sto da sola, mi sa avrei registrato e
poi avrei cancellato. Invece adesso registro e dopo stasera lo metto su il computer, lo modifico, lo metto in preparazione e vi uscirà nella data che dirò, perché poi non me lo ricordo. Ho tre video in preparazione già, stasera fra mezz'ora esce il primo, rimangono due video. Io in preparazione lo trovo benissimo, grazie a quella persona che me l'ha detto che si poteva fare in programmazione, perché io sinceramente non lo sapevo e adesso invece lo faccio, perché è molto utile e mi piace tantissimo a fare pure preparazione, perché io così posso registrare altri video. Invece prima li mettevo sull'OM così e poi dopo li rivedevo e li cancellavo. Invece adesso no, li vedo, sì, li modifico e stanno in preparazione e basta, finisce lì così. Invece prima li rivedevo, prima da mettere, non mi piacevano, li levavo. Infatti tante volte facevo video così di corsa perché li levavo. Comunque grazie che voi mi sostenete, grazie che mi guardate i video e spero che mi guarderanno sempre di più, pure per guadagnare qualche soldo per le mie soddisfazioni, per aiutare Guerrino a pagare, che ci stanno sempre nuovi pagamenti e perciò con una pensione tante volte non ci riesco, però devo pagare sto mese, poi devo pagare un altro mese, e invece se io riesco a guadagnare pure qualche soldo sono super contenta. Casa deve rimanere, dobbiamo rimanere qua perché lui deve avere una casa aperta con un giardino e deve fare qualche cosa, perché se no la dottoressa mi aveva detto da trovare una casa con un giardino, roba così. E va bene, io adesso vi lascio perché adesso dobbiamo andare a casa, ci salutiamo stasera quando prima che carico il video. Ciao, a dopo. Ciao fiorellini, ciao fiorelline, vi sto muovo i capelli perché il ventilatore, la bottiglia d'acqua e il mio ventilatore rosa, perché se no non riesco a fare niente, né registrare né modificare i video né niente. C'è il computer qua sotto qua, va bene. Comunque oggi mi sono messa questo coso e sono super felice che mi sono dimagrita, che mo vi faccio rivedere. Soltanto che penso che dovrò registrare qua perché non l'ha troppo caldo, è un angoletto, è un casino. Va bene, e comunque mi sono messa questi pantaloni. Adesso li faccio vedere bene, perché prima si vede, eh? Questi dovrebbero stare stretti così, però mi stanno larghi, guardate, guardate, sono proprio larghi, bello, ah che bello, tipo Cristo, va bene, comunque... Adesso vi posso lasciare perché finito pure questo video e spero che vi è piaciuto, che vi ho portato con me a trovare queste gocce che sono queste qui, già me le sono messe perché io senza queste gocce vedo appannato, perché sono per l'occhio secco, siccome che io non ho le lacrime, perché abbiamo due fontanelle che fanno uscire le lacrime, però purtroppo a me mi si sono rotte e non mi funzionano più, c'è un'unghia rotta, e perciò mi metto queste qua. Ma per trovarle sono dovuta andare due su questo paese, due farmacie qua, poi sono andata nel paese vicino, poi alla fine sono dovuta andare a Civita perché non ce l'avevano neanche lì.
mi dicevano tutti domani, ma a me mi serviva oggi perché era finito. E niente, io adesso vi posso lasciare, spero che abbiamo fatto un po' di minuti e che siete contenti che vi ho portato con me. Come ho detto, in macchina io prima registravo e poi scancellavo, passavo il tempo, perciò adesso lo faccio e lo condivido con voi. E io l'ho sempre fatto, anni, pure non c'era YouTube ancora, pensa, che già registravo e scancellavo. Per me è una cosa di sfogo, una cosa, non so, mi piace troppo, perciò adesso registro, prima li scancellavo e adesso invece ve li condivido su YouTube. Io adesso vi lascio e ciao, al prossimo video. Ah, cosa non vi dovete scordare da farmi? Tante visualizzazioni. Ciao! Io almeno le persone che sono iscritte mi piacerebbe che mi guardassero i miei video, almeno sarei contenta. Ciao, al prossimo video. Non ve lo scordate, eh? Ciao!